I settori, e questo secondo me è già indice di un'indicazione che va al di là del servizio pubblico e dell'interesse collettivo, perché c'è di tutto. Cioè abbiamo, lo dicevo prima, le farmacie del comune di Sondrio, che non capisco che tipo di servizio pubblico sarà una gestione. Normalmente è una gestione delle farmacie di carattere privatistico, sono rimaste in alcune zone delle farmacie comunali che possono anche avere una loro funzione, ma specifica sul territorio, non al di fuori del territorio. Poi comprendono un settore idrico, in particolare Como e Varese, perché Aspen, che è una società partecipata al 90% di A2A, fa prevalentemente servizio idrico nella provincia di Varese. Poi abbiamo parte che è preponderante di energia e gas. Energia e gas, dove anche qui abbiamo forse la società più significativa e forse anche quella più appetibile è Acel Service, perché funziona, ha una buona organizzazione, direi un'ottima organizzazione che gli è riconosciuta da tutti, sa fare utili gestendo bene le tariffe, quindi più nella fase di acquisto che non di vendita, perché è un meccanismo molto strano quello dell'energia, per cui è tra le più competitive in termini di prezzi all'utente. Questa operazione rischierà di bloccare anche questa situazione, perché A2A è un grossista, quindi importa gas, costringerà indubbiamente Acel Service a vendere il suo di gas, non lo fa acquistare ad altri. E anche questo è molto eccepibile proprio anche sul piano dell'antitrust, perché qui si crea sul territorio una posizione dominante. Cosa strana di cui nessuno ne parla, operazioni di questi tipi sono tutte soggette a autorizzazione preventiva dell'antitrust, ma nessuno ne parla. E anche su questa è una questione che va sollevata. I comuni non lo sanno, però rischiamo di andare a fare un'operazione che comporta sanzioni anche pesantissime.